Buongiorno amiche mie, sono le 9, già dovrei stare da mamma. Allora, siccome io vi faccio sempre vedere, e già sono partita in tromba, vi faccio sempre vedere le mie giornate, insomma, tipo così, vlog, però mi sono resa conto che il venerdì non vi ho mai fatto vedere com'è la mia giornata ed è un'apocalisse, nel senso che io il venerdì sono di spesa, quindi vi faccio vedere un po' com'è tutta la giornata. Mi dispiace che non ho fatto il prima e dopo con e senza Pingu, comunque vabbè. Vi faccio vedere un attimo Popollone. Popolone, aspettate che me lo metto nella luce più carina perché qui fa schifo. Popolone, allora, di ciao. Buongiorno a tutti. Ma avete visto la mia mamma che bel maglioncino che mi ha comprato? Mamma, che ometto! Ma che mi rimorchi tu oggi? Mi fai rimorchione? Madonna, non vedo l'ora di cominciare a fare tutto il ciuffo sparato. C'ha i capelli alla Star Trek, Mifio, vedete qua che c'ha la punta. Va bene ragazze, vado e ci vediamo dopo. Di ciao Gerberine! Stefano, di ciao Gerberine! Dice, ma se sapevo parlare lo dicevo, no? Scusa, quale parte non avevi capito? Che non c'avevo il telecomando o che non potevo uscire? E sei partita a cannone! Mamma, ma che c'è stavo dietro? Ho dovuto mettermi a 200 dentro d'Oregaglia per venite dietro. Io l'avevo capito, ti ho detto vai, Rinco. Di ciao Gerberine. Allora, prima tappa, frutteria. È scesa solo Mami. Io adesso devo dare da mangiare a Bombolone e gli abbiamo portato la fruttina. Ah, fruttina. Amore? Vuoi un po' di frutta? Fammi vedere almeno se la vuoi, mami. Ammazza, amore, poi questa è pure buona, è prugna. La prugna è più buona di tutti. Dice, magna della testa, zozzeria. Dice, però non è malvagia. Dammene un altro cucchiaino che la provo. No, mi fa un po' schifo, effettivamente. Oddio! Batti il 5? Dai, batti il 5! Batti il 5! Dai, non ridere, batti il 5! Dai! Dai! 5! Mannaggia la miseria quando accende la telecamera! Bravo! Battilo! 5! Forte, mami! Dai! Forte, batti il 5! 5! Ecco mamma, porella, con tutti i fagotti! Che è nonna, tutta infagottata, porella, guardala. Oh! Mettete a dormire, Bobolo! Mettete a dormire, Bobolo! Allora, ragazze mie, si è fatto mezzogiorno e due. Sono uscita adesso dal Pewex. Adesso andiamo a casa mia, portiamo sulla spesa mia. E io approfitto che do da mangiare a Bombolone perché deve mangiare. Gli ho dato un pochettino di frutta, però sta un pochino smaniando anche perché c'ha un pochino sonno. E quindi vado su e poi andiamo. Volevo passare un attimo alla Lidl perché devo prendere una cosa per mio marito. E poi niente, poi vado da mamma e portiamo sulla spesa di mamma. Allora, Bombolone è sistemato. Adesso mi sistemo pure io, ora mi casco d'esca. Vado ad aiutare la mia mamma con la spesa giù. Ecco, questa è una rampa di scale, vedete? Fibbi va su, mami. E questa è una rampa. Vedete? E un'altra rampa. Uno, due. E voilà, e tre. Come dice Lillo, e voilà, de raison fait, le caccole. Le caccole. Eccoci. Le Pronte. caccole. Bifamiliare no, eh. Ah, bifamiliare no. Oddio. Vedi come mamma come casca dalle scale? Chi è? Pensate che è finita, mo' ricascavo, guarda io. E adesso una si deve fare tutte queste Attenta, scale. buste quella con l'uva, sì. E qual è il problema? Porca trota! Ma che fai, me limiti? Porca trotetta! Tranquilla, ti sono vicina.
Già vuoi fare male? Io sto a mangiare. Porca trota trotata! Trota salmonata al limite. Porca trota trotata! 33 strillando! Ma io credo un pari però. Non è scema, sai amore. Ha messo paura. Guarda, guarda come fa. Vieni da mamma tua. Di una parola. Vieni da mamma. Eccolo lui. Guarda questo. Baby. Dai un bacino a Stefano, dai. Stefano. Allora, queste sono le bestie di mia madre. Ciao, urlo. Ciao. Quest'altra, la calopsite. Sì, ciao. Ciao. Ciao, sì, pure a te. Sì, ciao, ciao, ciao. Sì. Invece quest'altro, sì, picciolo. Senti quest'altro come chiacchiera. Ciao. Ciao. Ma i mortacci di Pippo, che schifo. Pippi, lascialo. Ciao, Pipperetto, ti sei messo paura. Poi c'è quest'altro. Andiamo. Già balla, guarda. No, 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 no. Allora, sono le 5:30, sono tornata da poco e ho fatto addormentare Stefano, l'ho cambiato, gli ho messo il pigiamino e mo si è addormentato. Io mi devo mettere a posto tutta quanta la spesa e visto che ci sto vi faccio vedere anche la mia spesuccia. Qui ci sono un po' di super porcherie, ho preso queste fonzi perché c'è scritto scopri il gusto, praticamente queste le dobbiamo mangiare e poi ci dobbiamo indovinare il gusto. Poi ho preso quest'altro che sono alla paprika e al formaggio. Poi vabbè, ho ripreso le fiesta al cacao, sì, al cacao, al caffè, perché ci piacciono. Un pacco di fazzolettini Scottex. Poi ho preso due confezioni di panna, cioè due confezioni, una confezione e un blister da due di panna, perché voglio fare la pasta con i peperoni. Lo scalognetto. Qua che c'è? L'aglio. Il tonno, questo è la marca di tonno che preferisco in assoluto, è un pochino costoso perché tipo queste tre scatolette, non mi vorrei sbagliare, ma costano tipo 3 euro, costano 3,99, quindi 4 euro, però è buonissimo, è veramente buono, buono. L'asiago, questo è buono. Poi i maltagliati per fare le minestre, che adesso con il freddo ci piacciono. Ah, poi ho preso questo fresco per mio marito che si fa sempre i milkshake, i frappè, cose così, della Elac. Non l'abbiamo mai provato, però voglio vedere com'è. Ho preso questo, poi ho preso, diciamo, i cannolicchi, i cannolicchietti per le minestre sempre. Coca-Cola Light. Una bottiglia di olio, ho preso questo perché stava in offerta, il 100% olio italiano, veniva 3 qualcosa, 3,49, è buonino. Poi ho preso due birre. Ho preso un blister da 3 di Aperol Spritz per fare l'aperitivo. Il pane, ho preso 4 spighe, sono buone queste. Oh mio Dio, un litrozzo di latte. Prendo il più giorni perché mi si mantiene un pochino di più, però quello della centrale sinceramente è più buono. Poi ho preso un bel broccoaldo, che se mi gira faccio pure una bella minestra con i broccoli. Poi qua ho preso i peperoni. I teneroni per Phoebe, li ho preso quelli al formaggio questa settimana. Ho preso la lattuga per fare il brodo a Stefano. Qua ho preso qualche pomodoro a grappolo perché sono gli unici pomodori che riusciamo a mangiare conditi, perché altrimenti tutti gli altri fanno un po' schifo. Ne ho presi pochissimi perché
non mi piacevano, erano un po' morbidi, a noi ci piacciono belli duretti e questi sono riuscita a prenderli duri. Poi qua ho preso un rollè di suino croccante, non lo so, qua intorno c'ha tutta una panatura strana, di tacchino, di suino, lo volevo provare, lo faccio al forno. Poi ho preso i petti di pollo, poi ho preso questi fagottini di ciccia di pollo formato famiglia e questa sera li voglio fare al forno. E poi qui ho preso 4 hamburger di vitellone, perché l'hamburger mi piace solo di vitellone. Poi ho preso una confezioncina di indivia belga, che mi piace tantissimo perché è bella scrocchiarella. Poi qui, vabbè, ieri abbiamo preso le banane, le uova. Mio marito dice che mangia un po' di uova. Qui già nel frigo ci sono i kiwi, che abbiamo preso sempre ieri. Mortacci, le pippo, che freddo dentro sto frigo. E basta. Possibile tutto qui? Ah, vabbè, poi ho preso i wurstel, perché li mangia un po' Phoebe, un po' li mangiamo noi, e quindi niente. Phoebe una volta, proprio ogni tanto. E niente. Ciao, che ho fatto? E mi sa che, visto che Bombolone dorme, mi metto a fare subito quei fagottini al forno, perché sono già le 6, così almeno me li trovo pronti. Fagottini in forno e patate in forno. Sono le 7, Bombolone si è svegliato perché voleva mangiare, quindi l'ho fatto mangiare. Adesso siamo qui in camera e stiamo un pochino giocando. Veramente Stefano sta cercando di suicidarsi perché sta proprio in pizzo a letto, mammi. Sei proprio in bizzo in bizzo. Stiamo giocando, vero mamma? Con le costruzioni. Che stai facendo? Le scalate? Dove vuoi arrivare, amore? Che stai facendo, mamma? Sapere che stai facendo? Mi pare il Geppetto, mettete giù, pommete. Dai, che devi fare? Diglielo, stiamo giocando. Prendile, Stefano, mamma te la tira, amore tenerone mio, non te le dare in faccia che ti fai male, amore mio. Stefano, questi sfrigulano, sono cotti, mi sa. Mio marito è uscito dalla palestra e ha comprato altre cose: il Bionzen, un po' di carne rossa, la Nutellazza, bastardo, buona, Nutella, la Bresaola, il tacchino, un deodorantino, oddio, il riso basmati. E poi mi ha comprato le Ugg, che le avevo terminate e non le trovavo. E poi mi ha comprato il passito di Pantelleria, che io adorissimo proprio, cioè mi piace da matti, e quindi mi ha preso questo. Dunque, la cena l'abbiamo fatta, la giornata di spesa l'abbiamo fatta, adesso basta, mi dovrei allenare, ma ormai sono le 7 qualcosa, non penso proprio che mi allenerò, e quindi niente, oggi giornata è finita così. E noi vi salutiamo, vi diamo un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, tira un bacino mamma, ciao. Madonna.